Amici carissimi del Tino Carugati, ben ritrovati qui sulle frequenze di YouTube per questa lezione dedicata alla composizione musicale. Come scrivere una canzone? Feci il mese scorso, forse anche prima, la prima parte di questa lezione e mi è stato caldeggiato più volte. Emanuele, mi rivolgo soprattutto a te che me l'hai scritto non so le volte, insomma mi è stata caldeggiata questa seconda parte e quindi oggi che sono mi sento in vena, perché poi le cose bisogna farle anche quando ci si sente, non è che si può fare a bacchetta di tutta, suona questo, fai quella, pensa quella. Oggi ho detto è la giornata giusta per parlare di questo argomento, per insomma cercare di approfondirlo quantomeno, perché l'altra volta abbiamo visto perché una canzone è bella, prendendo a prestito Almeno tu nell'universo di Mia Martini, abbiamo visto quanto è un'armonia, una bella melodia, e vi ho spiegato il perché, fanno sì che poi una canzone sia bella, sia ascoltabile, gradevole, e poi alla fine arriva anche il successo. Vediamo invece oggi come dal niente creiamo una canzone. Ora è chiaro che ci tengo a sottolinearlo, lo dissi già forse ai tempi della prima lezione, una canzone può essere bella per un ascoltatore e brutta per un altro, quindi è chiaro che la reazione all'ascolto di un brano è assolutamente una cosa soggettiva. Allora, senza indugio, con le mie belle manone in vista, eccole qua, allora, e vediamo quindi questa canzone. Questa canzone, la mia canzone, come la scriverei io? Io che non sono un rockettaro, che non sono un lisciaiolo, che non sono uno che ama il country piuttosto che altri generi di musica, lo sapete che io amo il jazz e poi sono un amante della musica leggera, del bel pop, non quello degli anni 2000 di cui abbiamo ampiamente parlato e sul quale non ritorno. Quindi io che sono un popparolo comporrò oggi, così come mi verrà, una canzone in stile pop, stile musica leggera. Quindi una ballad, è una ballad lenta, direi sui 70 più o meno bpm, è una ballad classica. Allora, abbiamo visto in altre occasioni il discorso di come si comincia una canzone, come inizia una canzone ha un intro, e naturalmente prima dell'intro abbiamo detto farò una ballad, ma oggi io come mi sento, allegro, triste, come penso di esprimere queste mie sensazioni attraverso la musica? Non necessariamente è componendo una canzone in minore si dà l'idea della tristezza e in maggiore della allegria. Perché abbiamo svariati esempi. Voi pensate a tu vuoi fare l'americano, americano, americano. Questo è chiaro che è una canzone completamente in minore. Rock and roll, tu balla il baseball. Danna pecca chi te li dà la bossetta di mamma. Questa è una canzone veramente tutta basata quasi esclusivamente su accordi minori, ma si può dire che è una canzone triste. Il buon Carosone credo che quando la compose aveva in mente tutt'altro, e infatti il risultato è quello di un brano, alza un po' il volume del piano, di un brano molto allegro, ma diversamente un brano può essere in maggiore ma esprimere invece una certa malinconia, o comunque fa pensare, fa ragionare, fa riflettere, fa interiorizzare quello che è il testo. Quindi il discorso maggiore e minore non è così vincolante. Dicevamo, voglio scrivere una ballad lenta
in 4/4, la farò in do maggiore, così anche per semplicità, e anche qua la farò in do maggiore. Io adesso la imposterò in do maggiore, se poi vedrò che è necessario perché mi sento di fare un inciso particolarmente acuto o una strofa particolarmente grave, beh, dovrò cambiare la mia tonalità, la mia tonalità dovrà adeguarsi al mio registro vocale e a quello che andrò a comporre, alla linea melodica del mio brano. Quindi diciamo, la facciamo in do, la facciamo allegrotta, non voglio che sia una canzone triste, voglio che sia una canzone discreta, cantabile, eccetera. E quindi eccoci al nostro do maggiore. Bisogna che alza ancora un po', che sento poco. Ok, allora dicevamo una intro, il mio brano vuole una intro, voglio fare una intro, e allora io mi metto qua. Che intro posso fare? Posso alternare più accordi, ma posso anche non fare semplicemente un do maggiore. E qui poi inizia la mia canzone che non so come fare. Ma gli accordi potrebbero essere magari anche due. Belli questi, non sono altro che do maggiore, un fa minore settima, cioè io vado sul quarto grado minore. Il fa minore non appartiene all'armonizzazione della scala di do, a livello di interscambio modale ci sta, un fa minore. Bello anche mettere per esempio questa quarta sospesa sul do. Eppure andare anche sulla sesta quando sono in fa, cioè fare mi bemolle re. Vado proprio a sottolineare, bam 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 bam. Lo faccio due volte. Ecco, la seconda volta posso fare così in preparazione di quella che sarà adesso la mia strofa. Allora, che cosa faccio nella strofa? Beh, è un'idea, potrebbe essere quella che io proseguo in questa linea armonica. Vado avanti, cioè a suonare do maggiore e fa minore settima e gli invento sopra letteralmente una melodia. Quindi eravamo qua alla chiusura della mia intro. Ta, ta, ta. Allora, se io sono in do, ta, ta, ta. Se comincio la mia melodia con sol, mi sol, è uno spettacolo, perché chiaramente io al basso metto do, sol, mi sol. Se suono sol, mi sol con la mia melodia, vado a sottolineare il fatto intanto che sono in maggiore, no? Suono il mi naturale e suono le altre due note della triade, niente di più. Ta, 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 ta. Se quando vado in fa adesso vado a sottolineare proprio il la bemolle terza minore di fa, io vado a sottolineare il fatto che sono passato da una tonalità maggiore, il do, al fa minore. Da, 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 da. Potrebbe essere una cosa del genere. Da, 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 da. Bene. Da, 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 da. Poi il problema è ricordarsi. Da, da, da. Qui però potrei per esempio adesso la seconda volta restare su queste note ma fare per esempio sono sul do,
ba ba ba, resto sempre sulle mie note, mi e sol, e l'intervallo con il fa, mi fa sol, mi fa sol. Adesso qui ci metto una piccola pauserella, perché non bisogna continuare a cantare, continuare a suonare, ci vogliono le pause, l'ho detto tantissime volte, e anche in questa composizione veramente estemporanea, mettiamola, insomma, quindi sono qui, non c'è niente da fare, che bella roba, siamo qui, non c'è niente da fare, niente da fare, parlami, mi fermo, parlami. Ecco, adesso come variante, prima siamo andati sulla terza di fa minore, la bemolle, siccome siamo in presenza di un'armonia di fa minore, settima, io adesso voglio andarlo a sottolineare con la mia melodia. Parlami, ti ascolterò, 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 ti ascolterò. Questa potrebbe essere già una buona idea. La rifaccio. Sono qui, non c'è niente da fare, parlami, ti ascolterò. Adesso posso tranquillamente ripetere questa strofa. Attimi che non voglio rubare, guardami, io sono qui. Ecco, io ho ripetuto in toto, inventandomi logicamente il testo, quello che ho fatto le prime volte con un'alternanza, la prima volta, con un'alternanza di Do e Fa minore settima. Potrei anche tenere il basso di Do, a me non c'è niente, no, molto, molto meglio mettere il basso di Fa. Ora, finita questa seconda volta, qui bisogna un po' uscire da questa monotonia del Do e del Fa minore, no? Quindi, dopo un Fa minore, cosa potrebbe, dove potremmo andare? Per esempio, sì, il La minore ci sta, è uno degli accordi armonizzati sulla scala di Do, funziona a meraviglia. Però sentite che bello se io metto dopo il Fa minore un Sol undicesima, è un accordo abbastanza inaspettato, Sì, mi piace. E faccio anche qui una pausa. Adesso sì che vado nel mio La minore. Potrei andare in Mi minore, anche sempre un accordo armonizzato. Vedete che non ci spostiamo dalla famiglia del Do, a parte il Fa minore. Quindi Sol undicesima. Qui questo re, e che è una dominante secondaria, potremmo per esempio, ecco, bella questa sequenza, mi piace. In pratica sono due accordi con la terza al basso, uno re e poi un La minore, un re, un mi con la terza al basso e quindi il La minore. Quindi rifaccio, perché già me la ricordi più. Attimi che non voglio rubare, vada a me,
da da da. E adesso sono qui da solo, dimmi che sei con me. Ecco, mi piace questa cosa. Dimmi che sei con me. La canzone deve, a un certo punto, qui siamo in quello che potremmo definire il ponte del brano, deve cominciare ad assumere un carattere di movimento, di salire. Dimmi che sei con me. Che potremmo andare su un fa, per esempio. Potremmo mettere un sol con il fa al basso. Sono sincero. E andare a appoggiarci su un do con il mi al basso. Bella. Sono sincero. Ricordati, ricordati di me. Questo mi piace poco. Sono sincero. Ricordati di me. Bello questo. Un si bemolle. Ricordati di me. Ma li faccio perché questo mi piace poco. Allora. Ah, ancora più bello questo. Ricordati di me. Per andare, io voglio ritornare per lanciare l'inciso sul sol e quindi vado a suonare un la bemolle settima con la quinta bemolle. Ricordati di me. E adesso sono arrivato sul sol, vedremo che cosa fare. Ripetiamo un po' tutto perché sennò mi dimentico. Allora, intro. Sono qui, non c'è niente da fare, parlami, ti ascolterò. Attimi che non voglio rubare, na na na, perdone noi. Pausa qui, due. E adesso sono qui, davvero, dimmi che sei con me. Sono sincero, ricordati di me. Bella, questa mi piace. Ma parla piano. Ecco, un sol undicesimo che mi porta, mi potrebbe portare, mi porterà senz'altro al do, dove vedremo di sviluppare un inciso. Parla, ma parla piano, no, parla piano. Sì, potrei iniziarlo da sì, questa scala. Da 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 da. Parla piano, no. E anche l'inciso voglio che cominci con una terza, per dare corpo al fatto che siamo in do maggiore. Parla piano. Osti, bello questo. Parla. Parla piano. Ah, bellissimo, questa cosa è molto bella. Mi stai venendo fuori da ragazzi. Parla piano. Non guardate le parole perché veramente non so quante volte ho ripetuto parla e taci. Beh, le canzoni si fanno così. Na, 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 na. Molto, molto, molto. Mi piace molto, molto questo passaggio. In pratica io, volendo far cantare si la sol fa mi, che è una scalettina molto tranquilla, molto adeguata alla tonalità, ma se io la faccio accompagnare dagli accordi
che contengo le note, sì, la sol fa mi, io posso fare una cosa di questo genere che viene una cosa veramente fatta bene. Certo, si sta un po' dispoppando un po' questa canzone qua, perché ci sono questi accordini qui un po' balordelli, ma è del resto, Puglientino compone così. Un altro l'avrebbe fatta in un altro modo. Allora, ta na na na, ta la piano, no. Molto bella, molto bella. Allora, questo ponte l'abbiamo... adesso vado a rifare tutto, non mi ricordo il punto. Battimi che non puoi regalarmi, aspettami. E sono qua. Dammi come fai stasera, dimmi che stai con me. Sono sincero, ricordati di me. Ma parla piano, no. Bellissimo, mi piace molto, bellissimo. Ripeto, cosa soggettiva. Ricordati di me. Ma parla ancora, no. Vedete come io sto cercando di non mettere tanta melodia, di non fare frasi lunghe. Sto giocando parecchio sulla armonia, perché anche questi accordi, non sono accordi che si trovano tutti i giorni in una canzone, soprattutto pop, però, però mi piace, quindi vado avanti su questa falsa riga. Parla piano, no, no, ecco, in questo no inizia quello che dovrà essere il mio inciso, quindi una parte della sto guardando che si veda bene, una parte della canzone importante è quella che si ricorderà molto probabilmente più di questa strofa, che mi è riuscita, direi, discretamente bene. Ecco, una cosa, adesso andremo in do a fare l'inciso, ma vediamo di metterci una modulazioncella, così rendiamo ancora più interessante il nostro brano, no? Allora, per andare, siamo in do, possiamo andare dove vogliamo. Mi viene da dire, è la cosa più naturale andare in mi bemolle. Perché siamo subito qua. E per tornare, sapete che mi bemolle è proprio a livello di interscambio modale, è il relativo maggiore di do minore, che porta lo stesso nome del nostro centro tonale, è in modalità minore. Mi bemolle è in pratica è suo padre, quindi andare lì è una garanzia di andarci agevolmente e ritornare poi nella nostra tonalità di impianto, che è il do, altrettanto agevolmente. Beh, andarci subito è un po' violenta come cosa. Se invece io penso a una cosa di questo genere ad una scala piuttosto baglioniana, mi rendo perfettamente conto. Eccomi a mi bemolle. Io ho fatto una scala do, re, mi, fa, mi bemolle. Eccomi qua. Ora, è una modulazione che la sua genesi è quella di non essere una modulazione, è tanto meno permanente, ma ci voglio stare poco in mi bemolle, voglio solamente che questo mio inciso sia un pochino diverso, dia un'aria un po' diversa, perché fino adesso abbiamo suonato sempre in armonia di do. La, 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 la. Bye.
posso andare su, inizio con il Mi, e la nostra melodia abbiamo deciso che comincia con il Mi, terza di Do, così rafforziamo il Do. Guardate che bello che sarebbe questo gioco. E qui sono già arrivato al Si bemolle, quindi il mio inciso prende forza, prende slancio, si va sulle note più acute, che poi io faccio anche fatica a prendere, ma questo è un altro discorso. Vai, vai, donna, vado, dai. E da questo Mi bemolle posso andare in La bemolle. E vado su ancora, vado in Do. Ba, 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 ba. Eccomi che sono ritornato. Ba, dunque eravamo. Ba, ba, ba. Io su, vado su Re minore. Ba, e quindi su un Sol settima. E sono ritornato in pratica in Do. Rifacciamolo perché non mi ricordo più esattamente la melodia. Allora, mi ricordo bene le armonie. Da, da. Adesso ritorno in Do e sono arrivato sino al Mi, perché l'inciso ha preso proprio corpo, più corpo di così non si può, non faccio fatica a arrivarci. Ora ecco, l'inciso è già durato un bel po', per andare in Do da Sol posso ripetere quella cosa che ho fatto prima in La minore e quindi fare un fa e Sol con la terza al basso. Ecco, qui posso mettere una cosa abbastanza per andare in La minore, però ho bisogno di stringere, di chiudere questo inciso qua perché sta durando troppo. Dove vado dopo questo La minore? Posso andare su un Fa minore, o ancora meglio su un Fa diesis semidiminuito. Dopo il Fa diesis posso andare, il Fa diesis tira al Sol, un Do con il Sol al basso. E ritorno sulla mia intro, ma che bello che è. Vediamo se me la ricordo. Ho messo una triade di Mi su un basso di Sol e Fa, quindi il mio Sol resta sempre un accordo dominante, ma lo rendo tredicesima bemolle con la tredicesima con la nona bemolle. Bello, quindi e finisco sul Do, proprio melodicamente ci sta, e riprendo la mia intro. La rifacciamo. Dai, da, da,
da 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 Baba, para na na ta ta. Pausa. Sono sincero. Dove andavo qui? Da 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 da. Bello. Da na da na. No, non vivo senza te. Ecco, questa è la seconda volta che faccio l'inciso dopo aver fatto la strofa. Qui si potrebbe per esempio pensare o a uno special, ma la canzone mi sembra già lunghetta così, quindi qui si potrebbe fare un interludio musicale dove ci sono degli archi. E riprende la voce. Faccio l'intro. La canzone è finita. Potrebbe essere una canzone, ripeto, adesso può piacere, può non piacere, però strutturalmente c'è una strofa, c'è un ponte, c'è l'inciso che è stato ripetuto con delle belle armonie anche. Adesso appena chiudo qua non mi ricordo più niente, meno male che ho fatto il video. Abbiamo modulato anche se per un attimo, siamo ritornati poi in do. Questo è un mi con il si al basso, perché così scendo con il basso. Adesso qui poi le sfumature, la melodia molto dipenderà anche dal testo, perché io non sono mica, voglio dire, io sto componendo in maniera autonoma, non sto scrivendo per nessuno, la canzone la faccio io a livello di musica e testi, quindi se una parola non funzionerà perché sarà troppo lunga, troppo breve, avrò bisogno di un'altra che mi andrà a intaccare un po' la melodia, la intaccheremo. E poi, ripeto, questa è una traccia, è una traccia, però direi che armonicamente il brano sta in piedi, perché ha la sua intro, ripeto, il suo ponte, l'inciso che avete visto che è come guadagna terreno, parte con un mi. Dai, bye 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 bye. Andiamo all'altro mi, quindi siamo saliti di un'ottava. E voglio, se voglio vado anche sul fa. Da ba 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 ba.
posso anche terminare con la si bemolle undicesima, terminare con un do con una nona aggiunta che non fa mai male. Oh, chissà se la sente la Simo e c'ha voglia di mettergli un bel testo, di cantarla, e poi troveremo nell'eventualità una tonalità. O qualcuno di voi, che mi sta venendo adesso in mente, intanto che mi giro perché la canzone l'abbiamo fatta in qualche modo. Se qualcuno di voi trova che questa melodia, questo brano possa essere interessante e ha voglia di mettersi a scrivere un testo, mettiamo su una canzoncina, la mandiamo a Sanremo il prossimo anno e il primo posto è garantito. Tanto, voglio dire, per battere Gabbani e gli stadio piuttosto che Arisa non è una cosa difficile. Il difficile è quello che non ci permetteranno di farlo. Questo è molto semplice. No, sto scherzando. Adesso mettiamolo così su una questione molto più ludica e più divertente per noi. Se avete voglia di mettere un testo a questa melodia, fatelo, poi mandatemelo, vediamo cosa ne esce. Magari veramente lo propongo alla Simo, che con la sua voce bestiale ne tirerà fuori senz'altro qualcosa di molto molto migliore di quello che sono riuscito a fare io. Comunque spero di avervi trasferito quello che è il concetto della scrittura di una canzone. L'ho fatta veramente oggi, in questo momento preciso, non ho voluto preparare nulla proprio perché fosse stata una cosa la più naturale possibile, come piace fare a me. Avete visto, sono partito da una intro, ho deciso di fare un brano in maggiore, non so di cosa parlerà, il testo non c'era, ho detto delle grandi stupidaggini. Fatta l'intro, sono passato ad una strofa che ha ripetuto le armonie dell'intro, quindi un ponte, ovviamente con armonie diverse, quindi un inciso che cresce e si chiude riproponendo la strofa, e poi appunto pensavo potrebbe essere un'idea quella di ripetere l'inciso e facendo la prima parte strumentale, magari suonata con degli archi, un solo di chitarra, un solo di sax, quindi le alternative si sprecano. Però avete visto, il concetto è quello. Io non sono poi partito né da una melodia predefinita, né nemmeno da un'armonia altrettanto predefinita. Le due cose sono andate di pari passo. Ora, fatto salvo che io non sono né Battisti né chi volete voi, no, però ho una certa esperienza in queste cose qua e di canzoni ne ho scritte parecchie, per cui mi viene abbastanza anche facile fare cose di questo genere. Però insomma il sistema è un po' questo, no? Un altro sistema molto semplice, anche se sono già arrivato a 40 minuti la cosa, quanto mi metto a fare. Un altro sistema per scrivere una canzone ancora più semplice potrebbe essere quella sia dei quattro accordi che ho detto nella lezione precedente, ma giostrarli a blocchi. Per esempio, io posso prendere, restiamo in do minore, in do maggiore, così la cosa è più semplice. Questi tre accordi mai sentiti. Questa potrebbe essere una strofa, si potrebbe fare un ponte. Può essere già un ponte. L'inciso potrebbe essere costituito anche lui da quattro accordi. Se non piace non se ne prendono altri quattro, ecco. Quindi cosa ho fatto io? Ho preso tre accordi. Do,
nella fattispecie Fa e Sol, e mi sono costruito la strofa. Il ponte. Ecco, il ponte sono altri quattro accordi, nella fattispecie io ho suonato un Mi minore, Fa, poi c'è dovuto dalla triade di Sol, un Sol con il Si al basso, ed eccomi già all'inciso. Anche questi qua, quattro accordi mai visti, proprio una novità assoluta. Sono poi le armonie, non ci va armonico, voglio dire invertite, messe giù in un altro modo, ma sono quelle. Ecco, questo potrebbe essere un metodo ancora più sbrigativo, cioè strutturare una strofa con tre, quattro accordi, un piccolo ponticello di altri tanti, tre, quattro accordi, e poi il ponte, anche lui è composto dallo stesso numero di armonie. Perché no, il brano ho già fatto anche quello, il lato B di quella di prima, cosa ci vuole? Però vedete che anche in questa seconda soluzione io non ho ripetuto fino alla nausea quattro accordi, no? È vero che non mi sono spostato per nulla dal centro tonale, non ho fatto nessuna modulazione, non ho usato neanche una dominante secondaria, eccetera. Ma la mia canzone è stata strutturata in modo da utilizzare, è vero, dei blocchi di accordi, ma alla fine la canzone non è monotona, cioè non comincia così, finisce così, come veramente sta succedendo di sentire da ogni parte e attraverso qualsiasi interprete. Questo può essere un altro modo. Poi, come dicevo le altre volte, le canzoni nascono nei modi più disparati. Uno può avere in mente un titolo, un testo, una storia, un altro può avere in mente un motivo, faccio per dire, piuttosto che un'armonia fatta in un certo modo, un ritmo magari, certe canzoni, lo dissi nella lezione proprio dedicata all'intro, mi pare, come certi ritmi sono proprio. Non entrava mio padre, sentivo le voci. Pum 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 pum, questo pum 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 pum, diventato famoso. Cioè, appena uno sente una roba del genere, pensa subito a quella carezza della sera di Newtos. Tanto per dire come anche una ritmica, magari particolare, magari che esce un attimo dagli schemi, può dare il là alla composizione di una canzone. Sono tanti motivi, non ce n'è uno, e poi ognuno ha il suo, voglio dire. Io le faccio così, le ho fatte così. Infatti non ha mai fatto successo, ma sapete, adesso al di là della battuta, quanto il mondo della discografia sia diventato, non da ieri ma da un ventennio, un trentennio forse a questa parte, veramente difficile. Le major discografiche fanno quello che vogliono loro, ormai i ragazzi o escono da X Factor, o escono da Amici, o escono da Sanremo, o escono dalla porta e vanno a farsi un giro. Cioè non ci sono altri sbocchi. Io mi ricordo quando avevo 20 anni, quindi gli anni 80, anche la fine dei 70, c'erano artisti che uscivano con un brano e bom, poi su quel brano magari sì, magari no, fondavano la loro carriera, ma quel brano era uscito così, senza che nessuno in qualche modo costringesse l'artista a farlo o ci fosse una mediazione particolare. Oggi non c'è niente da fare, ragazzi. Amici, X Factor, Festival di Sanremo, mi metto così si vede bene. Qua, da qui non si scappa. O si esce da qua o non si esce. Quindi capite che è per un giovane. Quanti mi mandano loro provini o loro idee musicali, e io cerco sempre di incoraggiare, perché poi un giovane va incoraggiato sempre in qualche modo, perché è la nostra risorsa per il futuro.
però è difficile, però è durissima perché i canali sono quelli, da lì non si scappa, e se si viene scartati da questi signori della musica, ormai ce l'hanno in mano loro, non si ha possibilità di fare nient'altro. Vedevo un'intervista fatta a Red Ronnie, che è un grande esperto di musica, che ha tutta la mia ammirazione. Mogol gli aveva confessato che avessero lavorato oggi lui e Battisti, non avrebbero avuto nessun tipo di successo, non avrebbero avuto nessun tipo di possibilità di essere ascoltati e di fare il successo. Planetario non si può dire perché cantava solo in italiano, o quando l'ha fatta in inglese è andata buca, ma niente, cioè, stiamo parlando di Lucio Battisti, non di un pivellino, di un cretinetti qualsiasi, è uno che ha scritto delle pagine di musica e che aveva veramente il dono di saper scrivere delle melodie incredibili, straordinarie, che bastava sentirle una volta e ti piacevano subito, te le facevi tue. E Battisti è stato pazzesco, secondo me, perché guardate, ve lo dice un baglioniano convinto, Baglioni a me fa impazzire, lo saprete, ma qualche canzone di Baglioni assomiglia a qualche altra canzone, sempre sua, lui non devo dire che non mi sembra abbia mai copiato a nessuno. Le canzoni di Battisti sono una diversa dall'altra. Non c'è una canzone di Battisti, a parere mio, se qualcuno di voi ha qualche opinione contraria, me lo scriva qui sotto, perché io non ricordo una canzone di Battisti che me ne ricordassi un'altra sempre sua, logicamente, e tantomeno che me ne ricordasse una di qualcun altro. Cioè lui aveva questa grande genialità. Poi ha incontrato un altro genio della scrittura, come Mogol, che aveva scritto qualcosa come 5.000 testi, probabilmente. Un giorno leggevo, non mi ricordo più la cifra, ma era una cosa esagerata. E quindi il sodalizio è stato incredibile. Ma Mogol disse, confidò a Red Ronnie, che lui e Battisti oggi non avrebbero fatto nulla. Nulla. Cioè, hanno fatto l'ira di Dio negli anni 70, 60 e 80 e oggi non avrebbero fatto nulla. Quindi rendetevi conto, amici carissimi, e con questo concludo questa maratona dedicata alla composizione di un brano, quanto sia difficile, veramente difficile. Oggi poi c'è anche un altro aspetto da considerare, è brutto dirlo, perché a parere mio è veramente brutto, ma oltre ad avere una bella voce, ad avere il pezzo giusto, il pezzo che ti dicono loro che è quello giusto, intendiamoci, ormai sono anni che gira così, un po' è sempre andata così, ma non come, cioè devi avere il look, devi essere bello, devi essere particolare, devi essere, cioè, una cantante, soprattutto le donne, sono veramente, a mio modo di vedere, handicappate da questo punto di vista, perché se non sei bella, non arrivi da nessuna parte, anche se c'è, a meno che hai una voce proprio, che però in questo momento in Italia non credo ci sia. Ma anche la stessa Giorgia, che io ritengo essere una number one in fatto di vocalità, è una bella donna, è stata una bella ragazza, quindi anche questo aspetto dell'esteriorità gioca un ruolo veramente preponderante, veramente quasi a sminuire, a volte mi viene da dire, anche le reali capacità dell'interprete, dell'artista, ma il mercato discografico va così, è veramente una giungla. Allora, detto ciò, basta, perché sono arrivato a 50 minuti per caricare questo video, mi occorrono 4 ore almeno, quindi sono le 3 del pomeriggio, me lo devo rivedere tutto prima che ho detto qualche stronzata e non mi sono accorto, allora metto il sottotitolo, quindi prima delle 5 non posso mettere in caricamento, lo vedrete questa sera
inoltrata. Bene, amici carissimi, io spero che la cosa vi sia piaciuta, che vi sia potuta soprattutto essere di utilità. Lo ripeto, se avete voglia di musica, di, non di musicare, perché la musica c'è, di testualizzare, come si dice, non lo so, comunque di mettere le parole a questa musica, ben venga, saranno accettate, vagliate, proposte, e poi chissà mai che cosa può succedere. Bene, finisce qui questa, credo fosse 179esima lezione del mio pianoforte leggero, seconda parte. A tutti vi giunga il più caloroso, il più caldo, fa un caldo che mi era. Sono qui con la camicia hawaiana e si vede che le gambe, guardate, c'ho anche l'infradito, guarda che roba, le mette di qua. Oggi c'è e fa un caldo, Cristo, qui a Milano, e pensare che io sono qui in un seminterrato dove ho 24 gradi, ma è l'umidità che è pazzesca. Va bene, amici carissimi, grazie e vi giunga, dicevo, l'abbraccio caldo e caloroso del vostro Tino Carugati.